Si parte. Primo pallone toccato da Antonio Russo, e cioè la rimessa laterale. Attenzione adesso, perché ci si mette anche lui, poi Sabino che carica ancora una volta il sinistro, una rasoiata qui, veramente bravo Polito, che aspetta senza commettere fallo, ma poi dalla ripartenza arriva il gol del Casa Giove, che va in vantaggio con Antonio Russo, calciatore. Poi Mainolfi si fa soffiare un altro pallone, attenzione, inserimento ancora una volta da parte di Antonio Russo, se non ho visto male. E ancora una volta un'uscita sbagliata da parte della Virtus. Olmo, e trova il 2-0 il Casa Giove. Pallino del gioco che è stato quasi sempre appannaggio del Casa Giove. Qui Francesco Russo impegna nuovamente di meglio. Bicelli sulla destra, riceve proprio lui, va alla conclusione, sballatissima palla che si perde lontana. Certo incidono, e non poco, anche sulla qualità. Fallo dal direttore di gara. Antonio Russo cerca un'imbucata geometrica, poi con troppa facilità va via Imparato. Attenzione che adesso c'è un po' di spazio, Mainolfi carica la conclusione sballatissima, che a sua volta fa girare la sfera. Sabino dentro per Antonio Russo, tutto troppo facile. Arriva il 3-0 del Casa Giove, ma Mario Rossi, e adesso attenti all'incredibile ripartenza della Virtus, che concede, cioè la Virtus, incredibile, mani nei capelli per Polito. Petroniero va a siglare il 4-0. Elegante per Della Corte, che spara ancora e poi si ritrova il pallone lì. Palmieri, devo dire la verità, anche un po' fortunato. Anzi, la partita finisce in questo istante. Applausi del pubblico di casa.